in prima persona per realizzare una rotonda. È vero, ho sentito dire prima che le rotonde vanno di moda, però la rotonda in quel caso credo che sia un mezzo, per uno strumento per poter evitare incidenti che sicuramente in futuro si verificheranno. Un'altra cosa che avevo pensato venendo qua era quello di difendere, o meglio, di esporre quelle che sono le peculiarità particolari di Faverone. È stato detto anche da qualche mio collega, Faverone è una zona archeologica che è conosciuta non solo nella provincia, ex provincia di Ascoli Piceno, a livello regionale e anche a livello nazionale. Credo che questa peculiarità di Faverone sia un bene di tutta la zona del Fermano, e in questo c'è bisogno della collaborazione specifica della provincia, e lo segnaleremo. Poi avevo pensato anche ad altre esigenze di Faverone, ad altre peculiarità. Faverone ha un istituto scolastico comprensivo che numericamente credo che sia uno dei più grandi della provincia. Ci sono circa 1000 alunni che interessano scuole di molti comuni. Ha le sue problematiche che l'amministrazione comunale si è trovata già ad affrontare dopo pochi giorni, e credo che dovrà essere un argomento di particolare attenzione da parte delle amministrazioni locali e anche della provincia. Avevo pensato di parlare anche del gruppo di protezione civile di Faverone, che è un gruppo che si è distinto a livello regionale per la sua partecipazione, professionalità ed efficacia negli interventi ai quali è stato chiamato a partecipare. Mi riferisco agli eventi sismici dell'Aquila. In quella sede il gruppo di Faverone ha ricevuto un riconoscimento ufficiale da parte del presidente della giunta regionale delle Marche e da parte del sottosegretario alla protezione civile, e mi hanno detto adesso che addirittura rappresenterà le Marche in un incontro, convegno, adesso non so il termine preciso, che si terrà a Milano. Concludo dicendo che tutte queste peculiarità che volevo stasera esporre e che brevemente ho comunque enunciato passano in secondo ordine rispetto ad un altro problema che io ho potuto affrontare negli ultimi 15-20 giorni e credo che sia all'ordine del giorno anche degli altri miei colleghi. Il mio ufficio è stato una fila continua negli ultimi 15 giorni da parte di persone che si trovano in gravissime difficoltà genericamente nel settore sociale. Ci sono famiglie che hanno avuto il distacco della corrente, del metano, dell'acqua, che sono senza lavoro, che sono senza casa. Io conoscevo questo fenomeno che esisteva da tempo, ma ho potuto in modo particolare toccarlo con mano in questi ultimi 15 giorni. Mi sono rivolto al ragioniere perché in questi casi, un po' anche con la mia deformazione professionale, vado subito a chiedere al ragioniere che tipo di disponibilità abbiamo di tipo economico o quali altre possibilità di intervento abbiamo. Ho ricevuto una risposta che mi ha lasciato di stucco. Io mi auguro che sia soltanto per il comune di Faverone e non per gli altri comuni che sono qui rappresentati. Mi ha detto che non abbiamo più un euro per l'assistenza sociale. Abbiamo dei casi di ragazzi, di un ragazzo che ha avuto un infortunio gravissimo per un incidente. Dobbiamo dare del sostegno economico, psicologico, sociale alla famiglia. Non siamo in grado di intervenire in nessun modo. Che cosa voglio dire con questo? Che bisogna che a livello di ambito, dove è una delle sedi più importanti per poter discutere di questi problemi, si affronti veramente questo problema con tutte le sue difficoltà. Bisogna che la provincia, per quello che può e deve fare, si faccia promotrice di interventi, di una campagna di sensibilizzazione con tutte le istituzioni.
istituzioni, con le associazioni di volontariato che operano nel territorio, per fare in modo che questo problema si riesca ad affrontare. Io ritengo che oggi il sociale è diventato il problema prioritario per le amministrazioni pubbliche. Con questo non voglio dire che le altre cose non siano importanti, però la viabilità, il servizio di raccolta dei rifiuti, che è un problema per il quale potremmo parlare per giorni e giorni, stavamo parlando tanti e tanti anni fa, quando c'era la vecchia legge comunale e provinciale, questi problemi erano iscritti fra quelle che sono le spese obbligatorie. Se ricordate, chiamato l'amministratore da tempo, c'erano le spese obbligatorie e le spese facoltative. Io dico oggi che, richiamandomi a questo principio che era della vecchia legge comunale e provinciale, la viabilità, la raccolta dei rifiuti, l'edilizia scolastica, sono le spese obbligatorie per le quali dobbiamo impegnarci e dobbiamo comunque attuarle e risolverle. Pensiamo a questa voce che è considerata ancora facoltativa, questa del sociale, che mi dispiace dover dire che è diventata purtroppo obbligatoria anche quella. In questo penso che, tenuto conto della conoscenza che ho personale con gli assessori provinciali, in modo particolare con il Presidente, conoscendo la loro sensibilità, oltre che di amministratori, di politici, anche di persone, credo che in questo sicuramente sapranno dare ai comuni il loro appoggio e la loro presenza e partecipazione. Grazie. Sono presenti i consiglieri Archetti, Gentili e Sposta, se vogliono intervenire. Sì, io davo la parola a voi per l'ospitalità, Gentiletti. Come preferisci? Se vuoi, tranquillamente. Come preferisci? Ci avviciniamo al microfono. Penso la provincia debba affrontare